dove tu hai una buona struttura sulla zona centrale del campo, tutto quello che può essere offensivo, quello che può essere difensivo, ne va a beneficiare. Quindi l'equilibrio di squadra si dice tuttora che avere una buona struttura nella parte centrale del campo sia un grande vantaggio per la squadra. Paese che si chiama Bellusco, è qui a circa 12 km da Monza, dove fin da bambino ho iniziato con gli altri miei compagni di un anno in più o della mia stessa età. Loro hanno vissuto insieme, io l'ho allenato alla per fine, sei mesi poi... e poi non ho saputo buono, più niente. No, ha vinto... strada facendo la società del paese faceva la seconda categoria e poi la prima categoria. E ho avuto modo di disputare anche una parte di stagione, perché poi a 16 anni mi ha preso il Monza. C'è anche lui. Fischia, ragazzi, qua l'unico documento che io ho di Patrizio sono queste cose qui. L'ho vissuto con la libertà di chi ha l'incoscienza dell'età e soprattutto con la non consapevolezza di dove ero. Cioè, io non ero consapevole che stavo giocando in Serie A. Per me era giocare una partita di calcio, come tante altre partite in Serie C o all'oratorio, per me era la stessa cosa. Credo che sia stata una delle mie forze, ma non lo dico con presunzione. Credo che l'incoscienza a volte è una forza. Lì l'ha voluto Radice, noi non lo conoscevamo, l'ha voluto Radice, non viene questo a gamba, prendiamolo. Patrizio era un grande corridore, macinava chilometri. No, Patrizio è un ragazzo d'oro, un ragazzo bravissimo, proprio. Anzi, noi ci univamo nella nostra contestazione dei big, sempre scherzando, perché quel Torino lì è rappresentato da Claudio Sala, Graziani, Pulici, sono le tre frecce, diciamo così. Poi c'erano Pecci, Zaccarelli, che anche loro erano diciamo di livello nazionale, eccetera. Io e Patrizio invece, scherzando, dicevamo che non avevamo mai questi riconoscimenti, però eravamo la vera sostanza di quella squadra. Devo dire che in effetti con Patrizio io ho avuto un buonissimo rapporto, tra l'altro anche lui arrivava dal Monza, come Luciano, come il sottoscritto, e devo dire che qualche volta l'ho lasciato da solo su quella fascia, perché tante volte io partivo sulla destra e lui aveva come punto di riferimento il sottoscritto. Poi è chiaro che ho avuto il vantaggio credo che era un vantaggio avere un allenatore che ti ha voluto, che ti ha portato, quindi credo che sia anche quello un vantaggio, però non era il tipo che ti dava, perché ti aveva portato, ti dava e ti lasciava dentro se meritavi di stare dentro. Lui ha fatto anche delle scelte a volte impopolari perché la vedeva così, non si faceva condizionare da nessuno. Sono i playboy dell'urbe. Allora, ragazzi. E venivamo un po' dalla campagna, no? Tutti e due. Patrizio poi che l'aveva lasciato un po' dopo, eravamo militari assieme, una sera ci andiamo al night, eravamo a Roma, militari, andiamo al night, arrivano queste ragazze, e io avevo la cassa quella settimana, perché mettevamo un po' di soldi per uno e teneva la cassa, quella settimana l'avevo io, una settimana per uno, così che andavamo al ristorante, andavamo dove andavamo, quello che aveva la cassa pagava. E allora andavamo dentro, queste ragazzine, abbastanza avvenienti, poi noi sai, 20 anni, il testosterone, i rubinetti. I famosi rubinetti. Balliamo, champagne, tartine, socio, per destra, sinistra. Finché alla fine andai a pagare il conto, fu abbastanza salato, ma non lo disse a Patrizio lì per lì, solo avrebbe dormito. E bello fu che dopo, andando in camera, Patrizio non veniva a dormire, capito? Ma che fai lì alla finestra? Cosa fai, Patroclo? Perché lo chiamavamo Patroclo quando giravamo per l'urbe. Patroclo. E allora Patroclo dice, sai, gli ho dato 10.000 lire alla ragazzina che dopo finisce di lavorare, prende il taxi e viene qua, ha detto, prendetemi a dormire che domenica abbiamo il campionato. Poi è la dimostrazione che comunque vedi che noi vediamo questi ragazzi, no, che hanno 20, 25 anni alla TV a giocare le partite e pensiamo che siano pronti chissà cosa, no, che abbiano
una preparazione della vita per quello che guadagnano magari o per quello che sono conosciuti, in realtà sono come, siamo tutti così, siamo tutti, sono come i nostri figli o, che a 20, 25 anni devono ancora imparare molto, gente semplice, hai capito? E magari giudichiamo delle volte solo per certo. Quello che appunto guadagnano, non pensando che sono ragazzi normalissimi. Certo. Comunque per la cronaca non arrivò nessuno, dormimmo tranquilli. Perché eravamo curiosi di vedere la fine. Com'era la fine? No, no, dormimmo tranquillissimi. Non arrivò proprio nessun taxi, nessun campanello. Sicuramente un ragazzo che tuttora apprezzo per la sua generosità, per la sua voglia di vivere da buon romagnolo, ma soprattutto per la sua delicatezza. Cioè, adesso ti dico una cosa, lui quando mi incontra, oppure quando ci salutiamo dopo che abbiamo passato una serata ai club o da qualche altra parte, mi saluta e dice ti voglio bene, cioè, non è che dice ti voglio bene a tutti, voglio dire, non è che ti dico a te ti voglio bene dopo che ci siamo finiti l'intervista, ma se, con tutto il bene che ti posso volere, per l'amor del cielo. E quindi questa cosa mi ha stupito. Patrizio, al contrario di Pecci, è riuscito ad arrivare ad alti livelli perché lo ha voluto, ha avuto, come ho detto prima, come ha già detto precedentemente, la parte fisica sua è molto importante, però gli ha applicato sopra l'umiltà e la costanza per diventare. E, Patrizio sicuramente è uno di quelli che, vedendo Ciccio con questo tipo di mentalità calcistica, con questa voglia di non mollare mai, con questa voglia di, sapendolo superiore a lui tecnicamente e come forza di giocatore, è riuscito ad assimilare questo, e Patrizio ha sfruttato al massimo quelle che sono state le sue, si è costruito molto. Un po' bravo, niente, Patrizio non si può dire niente, mi chiedo perché il Torino non abbia preso Patrizio per il settore giovanile, questa è una cosa che poteva solo insegnare umiltà, dedizione, serietà, è bravo, assolutamente. Un ragazzo simpatico, anche lui molto disponibile, generoso, come era in campo era anche fuori, quindi ragazzo semplice, ecco, quindi credo che in quella squadra forse il meno dotato di talento, ma la cui generosità però risultava poi essere molto utile alla squadra. Era bravo per il suo ruolo, era molto bravo per il suo ruolo, lui era più dinamico, giocava a fianco di Pecci, però anche lui sapeva fare la differenza con gli inserimenti. Quindi era una squadra, credo, costruita anche con una certa logica negli anni, negli ultimi 2, 3, 4 anni, una logica che poi è stata completata con capacità o anche con un pizzico di fortuna, vedi il sottoscritto e vedi Caporale, che siamo arrivati così, uno perché c'era Pecci, l'altro perché l'allenatore viene a pescare in C, quindi poi ci sono anche degli episodi come questi due che ti ho detto, anche fortunati, però non è solo fortuna, credo. Eravamo una squadra completa per ruolo, magari non avevamo, perché poi allora c'erano 15 giocatori, nella rosa, poi c'erano ragazzi della primavera, quindi non avevamo una rosa ampia come adesso, ma sicuramente anche le tra virgolette seconde linee, avevamo Garritano, avevamo Bacchini, avevamo Gorin, avevamo Roccotelli, mi ricordo Lombardo, quindi avevamo quei 5-6 che potevano dire la loro, insomma, dai. E col Toro, ripeto, era una lotta continua, anche se poi il Toro e la Juventus, ho detto sempre parlando di Torino a Perugia, in quegli anni era dura per tutti, era assolutamente dura per tutti, perché quella è una squadra costruita con un'intelligenza unica, non con un grande budget, prendendo giocatori che dovevano avere una rivalsa, ma di una certa età, con invece i giovani da lanciare, con un'intelligenza fatta da Toma, Ramaccioni e Castagnieri, tutti ricordano questi a Perugia, ma con poco, con la forza delle idee. Quindi tu pensa quanti giocatori offensivi avevamo dentro la squadra, Caio Sala, le due punte, Zaccarelli, io, Pecci, che era un giocatore che gli piaceva anche lui partire, quindi avevamo caratteristiche molto più per andare ad offendere, ecco perché poi la mentalità nasce dal fatto andiamo ad aggredire là davanti, perché poi abbiamo giocatori abili e capaci che possono in qualsiasi modo fare gol. Infatti Renato fa 5 gol, mi sembra, in quell'anno, Pupi ne fa 21, Graziani ne fa 17-18, Claudio Sala, che secondo me poteva fare molti più gol, ma ne fa meno, però lì fa fare un casino, fa fare tanti. Mai mi sarei aspettato sinceramente di partecipare attivamente a quel mondiale,
il fatto di essere stato convocato ero già felicissimo di questo, perché vuol dire comunque che, detta no, non da me ma da chi ti convoca, vuol dire che fai parte di una rosa di 40 giocatori di livello. La Juve ne aveva 9 che giocavano in nazionale, compreso Paolo Rossi che era nel Vicenza in quel periodo, e noi avevamo quei 6-7 giocatori che venivano convocati sistematicamente, quindi credo che io ho fatto parte di quella spedizione proprio perché giocavo in quel periodo nel Torino. Avessi giocato in un'altra squadra non so se andavo a fare un mondiale. Finita bene, nel senso non finita bene, ma per me è finita bene perché feci poi la finale del terzo quarto posto, sì, la finalina, e quindi fui anche soddisfatto perché poi alla fine di tutto quando smetti dici però dai, sono stato fortunato. Poi dopo nell'81 andai a Genoa e vabbè, ci sta, con grande dispiacere perché non... Per me il Toro doveva essere l'unica squadra con cui avrei dovuto viaggiare professionalmente dentro il campo, per me, e avrei voluto, mi sarebbe piaciuto. Sarei rimasto perché il Toro non è che mi abbia detto vai, c'è la Sampdoria che vuol parlarti, che ti vuole, e per me era come dirmi vai via, per me è stato come dirmi vai, vattene, più o meno dai, però accettato, perché comunque poi devi anche accettare questo, fa parte un po' del gioco. Un giorno mi chiama Eraldo e mi dice guarda Pat, che c'è la Fiorentina che ti vuole, vabbè mi fa piacere dai, e andai poi alla Fiorentina. De Sisti mi voleva e andai alla Fiorentina, feci 23 partite su 30 quell'anno, un buon ambiente, una tifoseria calda, però bene, non fecimo un grandissimo campionato mi ricordo, e poi niente. Poi, vabbè, poi successivamente, poi ripresi ancora l'anno dopo nella Fiorentina, poi a ottobre andai a Pisa, e poi dopo i 3 anni a Cesena, e i 2 anni a Parma, poi l'ultimo anno a Solbiati in C, e poi ho appeso le scarpe al chiodo. E per 10-11 anni faccio l'allenatore in Serie C, tra C2 e C1, e poi decido di interrompere dopo una chiamata di Renato Zaccarelli, quindi... mai per scelta propria, perché fondamentalmente tu non decidi mai, decidono sempre gli altri poi alla fine, e mi dice se volevo andare a allenare la Primavera del Toro, e questo per me è stato un grande privilegio che è durato purtroppo 10 giorni, perché sono arrivato nel momento credo sbagliato, no, perché poi non c'è mai un momento sbagliato, all'inizio lo sai dopo che magari è sbagliato, ma per altri motivi che non derivavano da delle scelte mie ma scelte societarie, che purtroppo il Toro è fallito, e poi subentra la nuova proprietà che prende altre strade, e poi faccio questa scuola a Torino per 6 anni, e devo dire che è stata un'altra grande esperienza di vita, oltre che del campo con poche pressioni a livello proprio agonistiche, quindi solo un inizio di sperimentare questa scuola individuale dove tu cercavi di far crescere attraverso un percorso tecnico e anche coordinativo questi bambini che venivano a prendere delle lezioni private. Guarda, il posto in cui giochi è per forza, sei una persona ingombrante, perché è un giocatore ingombrante, in mezzo al campo, passa molto di lì, per cui tra virgolette qualcosa si ricorda di più che un difensore, o forse la punta è più ricordata, ma il centrocampista è abbastanza ingombrante. Invece di andare a scuola veniva nel bar, mia moglie gli faceva il cappuccino, gli dava anche una pastarella, si nascondeva sotto il biliardo per quanto capitava suo babbo, ma veniva a cercare. Sì, lui è arrivato, che io ero già lì da parecchio tempo, e lui è arrivato che aveva 16 anni come me. Superga per me è stata una grande palestra di vita, avevo dei compagni maggiori, più grandi di me, esemplari, a quei tempi evidentemente la gente aveva una preparazione, dei valori, dei modi di pensare che erano consoni alla mia mentalità, io insomma li ricordo. Ragazzo simpatico, ragazzo socievole, ma anche in campo. Grande giocatore,
centrocampista, grande intelligenza, come uomo, divertentissimo, un compagnone, posso dire. Secondo me lui ha avuto dal calcio meno di quello che ha dato. Posso dire questa battuta o sbaglio? Sono stati anni bellissimi, infatti quando mi dovete staccare da qua fece un po' fatica. Beh. Lui era un regista nato e soprattutto una cosa veramente rara nei giocatori, dotato di un'ironia e di un sarcasmo straordinario, una cosa che proprio me lo fa sentire fratello. Io da piccolo pensavo che da grande avrei fatto il calciatore, ero convinto, per cui sapevo che prima o poi il distacco ci sarebbe stato e Bologna era abbastanza vicino anche alla nostra mentalità. Se devo pensare a tutte le mie squadre, l'unica squadra in cui ho giocato dove in città c'erano due squadre, il Toro e questo, e l'altra squadra sapete chi è, questo ti lega in maniera particolare. Lui era il ragazzino che era arrivato, che arrivava da Bologna, che aveva 20 anni, però sembrava, era esuberante come uno che aveva 30 anni, che aveva fatto 10 campionati in Serie A. Tornavo dalla nazionale militare, eravamo stati in Canada con la nazionale militare, tra Canada e Stati Uniti, e allora decisi di fare una sorpresa alla mia morosa, non dissi niente, che sarei andato a salutarla, alla mia morosina. Quando atterrà, insomma, presi la mia 125 testa di moro, e andai a Viserba, mi ricordo che parcheggiai una di queste stradine che dal mare portano alla ferrovia, e dalla televisione di una casa sentii ad alta voce lo speaker che diceva Savoldi al Napoli per la cifra record di 2 miliardi, poi Pecci al Toro e poi via. Come Pecci al Toro? Io non sapevo niente, voglio dire. Infatti non c'erano i cellulari, non c'erano, però voglio dire, no? Qualcosa magari si comunica, forse ho fatto una sorpresa anche loro, non sapevo neanche loro che ero tornato. E allora niente, dice, ma adesso ci penserò, insomma, dai, trovare la morosina, si andava a ballare alle 9, allora 8:30, 9, erano questi gli orari, ed era là con la sua amica in un tavolo, ma c'era uno anche con loro, mi sembrava che gli stesse un po' addosso, infatti le stava un po' addosso, e allora ci si salutò con imbarazzo, e mentre tornavo alla mia macchina pensavo che a Torino sarebbero stati orgogliosi di me, insomma, perché ero dal Toro da 2 ore e già avevo le corna, insomma, per cui è un trionfo. Ed arriva questo ragazzo qui e va in ritiro, ma la squadra era già andata a allenarsi, l'ha portato Franco Migliecco. E per tornare a Franco, la prima volta che appunto andai a fare l'amichevole, il Toro mandò l'autista a prendermi, perché è un regista, ci vuole l'autista. Giusto. E allora lui si presentò e disse piacere, sono Franco Migliecco, l'autista del Toro, e io dissi piacere, sono Araldo Pecci, la più forte metà del dopoguerra, e lui mi guardò come se fossi un pirla e non aveva tutti i torti. Allora vanno sul balcone, arrivano i giocatori e lui, che non conosceva neppure Castellini, dice ma Castellini qual è? Quello lì prende il coro, boom, gli butta il coro da Castellini, e appunto, ah no, perché poi Castellini è partito per andare su a beccarlo al primo piano dove ha buttato e ha incrociato Pecci e gli dice piove qui a Torino oggi. Eraldo era il disturbatore dello spogliatoio, perché lui rideva sempre, sdrammatizzava tutto ed era veramente utilissimo. Ma Eraldo è un ragazzo che ha vissuto divertendosi, continua a farlo, molto profondo, anche se qualcuno magari pensava diversamente, perché ha sempre preso divertendosi, facendo battute, di grande compagnia, grandissimo giocatore, perché giocatore che io ho avuto anche la sfortuna di giocarci incontro, visto che eravamo due centrocampisti centrali, e sembrava lento, ma non gliela toglievi mai la palla, perché era molto intelligente, la difendeva col corpo. E poi tatticamente era fantastico. Ma sai, dopo le leggende, no, si tramandano, però quella è una cosa che ho sempre detto anch'io, no? Ho sempre detto, ragazzi, basta mettersi a metà campo, se è vero che il mondo gira, la palla prima di lì, prima o poi di lì passa, hai capito? Cioè, le battute di Eraldo sono eccezionali, alcune volte non si capiscono, le capisci dopo. Semplice dire che il ragazzo più spiritoso della compagnia era colui che faceva battute su di tutti, colui che faceva delle analisi anche profonde su di tutti, perché era un guascone, è un guascone, un ragazzo simpatico, eccetera, ma nell'intimo aveva una profondità molto, molto arguta, molto intelligente.
Uno come Araldo Pecci è un giocatore che sdrammatizzava tutto, quindi un giocatore completamente diverso dal mio carattere, dal carattere di Luciano, dal carattere di Paolo, che eravamo tutti concentrati sulla partita. Lui era il classico romagnolo che praticamente sdrammatizzava sempre, ma quello faceva parte del suo concetto di vita. Un compagno di carattere dentro il campo, determinato, però sempre molto educato anche nei confronti dell'avversario, quindi cattivo, molto cattivo, cattivo nel senso calcisticamente, molto determinato nel raggiungere quell'obiettivo che era la vittoria. Ma tu non correvi, io dico vabbè, forse avrà ragione, però a me sembrava di correre tanto, perché magari c'era quelli che correvano di più, ma a me sembrava di correre tanto. E poi Schietto. Schietto, sincero, che è il suo pregio e anche a volte può essere stato anche il suo difetto, nel senso che può dare fastidio, no? Uno che ti dice sempre la verità o ti dice qualche battuta che può sembrare sconveniente. Diventava insopportabile Araldo quando esagerava con le battute e il resto, però sempre, è perché a Groppi non diventa insopportabile. E siamo fortunati, ragazzi, non siamo nati juventini, ma vi rendete conto, siamo nati del Toro. Con tutte le nostre contraddizioni, le nostre sofferenze, Meroni, Ferrini, Superga, quante disgrazie, ma ci siamo sempre rialzati. Ma insomma, noi andiamo orgogliosi di questo. Gli juventini rimangono pure gli juventini. Noi non sentiamo nessuna nostalgia di scudetti, di false coppe dei campioni, non ce ne frega proprio niente. Noi siamo orgogliosi di indossare quella bella maglia granata. Mi dicono uno, io sono juventino, io dico sempre, io ho lasciato il portafoglio a casa, me la sono già cavata, hai capito? Ero già stato in nazionale con la maglia del Bologna, avevo fatto un amichevole con gli Stati Uniti, però la mia storia azzurra di nazionale A si è quasi completamente si è stata con la maglia granata. Sì. In quel periodo il buon Berzot era riuscito a costruirsi attorno un gruppo di giocatori che poi la maggior parte fosse della Juventus piuttosto che da Torino, sì. Aveva costruito un gruppo e non usciva da quel cliché. Ed io fui penalizzato, però è chiaro che fui penalizzato, sì, insomma, parlarne qui, perché se fossi stato più bravo, se fossi stato Suarez, la nazionale non avrebbe cambiato il ruolo, insomma, non sarebbe privato di questo giocatore. Evidentemente le due cose, che non fossi abbastanza bravo e che la Juve vinse il campionato e Coppa UEFA senza regista, coincisero e la mia nazionale azzurra si è conclusa, credo, con sette presenze, non vorrei fregarne qualcuna, forse sei o sette. Io dico sempre come corso, per cui sono a posto, hai capito? Il presidente mi comunicò che stava trattandomi con la Fiorentina, sai, io, guardi presidente, io quello che fa comodo a lei al Torino a me va bene, non si preoccupi, tanto io sono arrivato a Torino che... Le ripeto, l'ho scritto anche nel libro, non mangiavo le caramelle di mente perché erano verdi, pensavo non fossero mature, voglio dire, per cui sono venuto via che avevo 2 lire in tasca, qualcosa al Toro dovevo, per cui. È una città particolare, Firenze, perché il toscano è diverso dagli altri, mentre Bologna, il bolognese è paccioso, a napoletano, alle caratteristiche del napoletano. A Firenze la gente è molto sveglia, è una gente molto sagace e molto spesso capiscono le cose prima di te, hai capito? Non si pensava certo che potesse arrivare a vincere dopo solo 3 anni, però è stata un'escalation anche negli acquisti, perché il primo anno arrivavamo ottavi, mi ricordo, secondo, terzi con Bianchi e il terzo già non da favoriti, andammo a vincere il campionato. Per Napoli io torno minimo 3-4 volte al mese a Napoli e per loro è come se non fosse assolutamente passato un giorno. Io adoro i napoletani, ho un affetto immenso per la loro riconoscenza, perché è una città unica che ti riconosce se hai fatto qualcosa, per loro hai fatto qualcosa per tutta la vita. E allora quando andai a marzo in questa casa, sopra di me abitava Diego Armando e si presentò con una televisione, mi disse, torniamo alle coppe europee, non ti serve la televisione?
Diego, guarda, io vado sempre a mangiare da Giordano e da Renica, perché stavamo sempre insieme, c'erano le mogli di Giordano e Renica che mi avevano adottato in pratica, mi cucinavano, mi volevano molto bene, ci staravano questi rapporti una volta tra di noi. E allora dice, non mi serve, poi non sono capace, Diego, di mettere i fili, le cose, non ho proprio, mi arrabbio come manualità. Infatti io in stenografia a scuola consegnavo sempre in bianco, perché proprio mi viene un male fisico, non riesco. E Diego dice, no, ti serve, insomma, si mise lì a girare, si con statuta, insomma, a un certo punto tutti questi fili, la televisione funzionava, e questo, anche questa è una sciocchezza, però la dimostrazione di una disponibilità. È stato un periodo in cui diverse squadre avevano dei problemi e qualche giudice si è rivolto a me per fare la perizia appunto sportiva dei giocatori delle rose. Infatti c'è stato un periodo che andavo a vedere la partita e la gente mi guardava, poi si toccava e diceva, oh, stiamo per fallire.